Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di BZLock con BZK05 di Stranaccio Pokémon Bianco Randomizer BZLock. L'ho già detto io! Passando alle cose importanti, credo che avremo un gioco da giocare, quindi forse potremmo fare. Allontanati da quelle due molestie, che poi stanno lì 2 ore a parlare. Sì. Devi premere B per le scarpe da corsa, che poi nell'emulatore sì, non è così. Sì, cioè, io non ho ancora capito qual è il tasto B. Come cavolo? Ah. Oh! Ho finalmente scoperto il tasto percorrere, no, che è Z. Non è centrale. Cioè Z sulla tastiera, perché sull'emulatore è tipo tutto sbellinato. Ok, andiamo in quest'area random. Che poi quella tipo lì ti bloccherà. Ecco. Che è tunno! Puoi proseguire non puoi proseguire senza poke. Oh scusa, è con te Swinub. Ora te lo lancio in faccia e muori. Pensa se è mistigno. Tipo Facehugger. Ecco il regalino per l'inizio del tuo viaggio. Unni ottiene pozione. Cavolo, pensa se non avevamo il Pokémon. Questa non ci lasciava passare, ma abbiamo tutto lo spazio lì. Guarda, è badata in quel coso blu. Cavolo, se ne voglio passare, passiamo. No, la bella non piccolino. No! Ehi, di qua! Ora ti ammazzo! Non so perché, ma mi viene in mente quel giorno sul percorso 1. Dove io ho bestemmiato. Perché passiamo alle spiegazioni. Le pagine del Pokédex si vanno riempiendo automaticamente man mano che incontri i Pokémon. E quando ne catturi uno per la prima volta, vedrai comparire informazioni bla bla bla. Ti farò vedere come si cattura un Pokémon. Devi andare a suicidarti nelle erbe. Saranno dominati questi scherzi, io scommetto no. Ecco. Ecco, come se dovessi ma lanciare guarda, in testa una persona. Ma guarda, mi sa che forse la prendo. Ma forse. Oh, ma guarda caso. Che poi chissà perché ha tutti i Pokémon schifosi. Cioè, prenderne un po' di più forti, no? Tra l'altro questa su Bianco ha fatto tutta l'avventura. E su Bianco 2 c'ha i Pokémon al 5. Ma che cazzo. Sì, cioè, non ha senso. Vattene! Ecco, appunto, meglio se me ne vado. Corriamo più... Guarda, oh, che bello, un Pokémon selvatico. Mac, questo lo devi catturare. L'ignoranza è okay. Un Pokémon. Andrea the Giant. Che poi livello 2. Livello 2 che tra l'altro avrebbe un livello per evolvere. Riparo, catturalo. Okay. Allora, vediamo se tipo, vabbè, borsa. No, che tipo è a livello 2 sì, magari. Sì, le randomizer sono bastate. Metti che tipo ha... Allora, metti che è tipo la massa più forte. Ma guarda, non l'hai preso. Mettiamo che adesso usa... Lega tutto! La massa più forte, proprio. Sì, proprio la massa. Wow, mi ha fatto un sacco di vita. Mi sa che lo sciotti. Forse. Mi sa che lo sciotti. E la sciotti. Vabbè. La cattura in questo percorso. Dai, allenati. Vabbè. Però almeno ti sei fatto mezzo livello. Ecco. Comunque. No, c'è il bimbo minchia che ti insegna a saltare. Oh, non parlare con quel bimbo minchia. È ignorante. Cioè, che serve. Ehi, non tu allenatore! Io sono Nardo! Sono un allenatore! La mia passione è quella di cadere giù dai burroni! Ecco. Cioè... Bravo bambino! E tu sei? Dunque ti chiami Unnio e vieni da Lisopoli. Allora è uno quello è uno stupratore. Quello è uno stupratore. Stanne certo. Allontanati. Ammazzalo con il tuo Pokémon. Ma tu devi ancora maturare come allenatore. Ti darò una piccola infarinatura. Che infarinatura? Forza, vieni con me. Ok. Vai al centro Pokémon. Sì, forse è meglio. Se non ci mettessi 100 anni a caricare, vabbè. Adesso. Vabbè, ciao, che bello! Sì, dai, diamo il mio Swinub ignorante. Che secondo me pure l'infermiera già vorrebbe lasciarlo morire, però vabbè. Grazie per dettagli. L'attesa. Adesso la sua cava di Pokémon tutta morta. Che poi di squadra. Attesa. Oh, uno si può considerare una squadra, vabbè, comunque. Sì.
Ah, ok. Comunque, dobbiamo continuare a parlare con questo, perché sennò non posso fare il gioco. A proposito, sì, la tua squadra informa i Pokémon danno il massimo per il loro allenatore, perciò è importante di cambiare la loro generosità. Ma se ci manda al 100 Pokémon, ci scommetti che siamo appena andati. Casa mia è più avanti. Se vuoi passare dal 100 Pokémon, fai pure, senza esitare. Ci siamo appena stati. Ecco, appunto, scemo. Ci siamo tu. Appena stati. So io dove andare. Sono scemo io. Che io ho giocato a Nero 2, ci gioco. E là, sono qui. Allora, passiamo anni. Dalle parole ai fatti. Ma che cazzo? Un momento. Ma come mai hai due mappe città? Una per pulirmi il culo, l'altra per ho capito. È per infilartela. No, è per un tuo amico. Senti, ma per caso il tuo amico è quello che ha con sé Oshawott? Non ce l'ha Oshawott. Lui ha giusto un Terrakion overpower che ti fa il culo. Comunque, che ne dici di andare innanzitutto a consegnargli la mappa città? No, perché rompiballe. Comunque, il percorso 20 si trova da quella parte. Yeah, che bello. Ecco, adesso sta lì a sbarrarci la strada coi forconi. Sei quasi uno sfidante negli occhi, ne capisci la voglia di lottare. Oh, primo allenatore. Allora, se gli siamo passati di lato, come facevamo a... Esteban! A guardarlo negli occhi, cioè dove... Sempre io. Oh! Now we up! Vabbè, provo sostituto, non so che fare. Si può bestemmiare. Non credo. No, perché le cose di YouTube bruciato. Ecco. Vi voglio raccontare. I fucked up. Una cosa che in Nero 2 mi era successo al PvT che sta per Pokémon Tournament. Tu stai, vai avanti a curare. È lo starter. Stavo vincendo, avevo 3 Pokémon contro 1. A un certo punto questo continua a fare 5 colpi critici di fila e mi batte. Io c'avevo i Pokémon paralizzati. Quindi, è visto, con la sorte, ogni volta saltavano il turno. E questo qua crittava ad ogni colpo. Così ha vinto lui. Ah, questa è la, la storia di Pokémon è scriptato come la merda. Vabbè, ragazzi, ce ne stiamo un pochino ad allenare. Ma ti allenare i Pokémon! Appunto. Ragazzi, ci andiamo un pochino ad allenare i Pokémon. Ritorniamo quando abbiamo finito. Allora. Se non sbaglio, Manaphy è un leggendario. Tu hai trovato un Manaphy. Cioè, noi ci stavamo allenando e trovi un Manaphy. Che non cattureremo. Se no sarebbe troppo OP. E quindi vediamo di ammazzarlo. Vendetta di tipo normale. Cioè, abbiamo anche imparato la nuova mossa, Vendetta. E siamo saliti a livello 8. Quindi, cioè, praticamente... Radicalbero. Che quanto mi ha fatto sclerare al grattacielo nero questa mossa. Vabbè. Allora ammazziamo un leggendario e ci darà pochissima XP perché in ogni caso fa cazzo. No, le leggendarie sono spalle. Secondo me tipo randomizer da pochissima XP tipo. Secondo me 131 invece. No, è dai. Abbastanza, sì, dai. Ok, noi continuiamo l'allenamento fino a livello 10-11. Sì, dai. Ok, siamo tornati. Ok, abbiamo finito di allenare il nostro Pokémon e adesso, ragazzi, bello. Come potete vedere, l'abbiamo portato a livello 10. Quindi, dopo tante sofferenze, perché c'erano dei Pokémon randomizzati che ci facevano male e poi altri che invece one-shottavamo, potremo Abbiamo scoperto di aver fatto la figuraccia dell'anno. Cioè che dopo quel Pokémon là leggendario... Non è un leggendario, è un misterioso! Appunto, e non l'abbiamo specificato. Infatti, ho fatto un errore. Praticamente non avevamo salvato, quindi tipo l'F10 che usiamo per stoppare i video... Per Cantasia era quello del salvataggio nuovo, quindi avevamo tipo salvato un salvataggio a caso e quindi tipo ci siamo ritrovati con quello, quindi abbiamo ridovuto allenario, è stato un inferno. So. Comunque dai, ammazziamo solo. Dai, adesso abbiamo la mossa Vendetta. E però dai, un Serperior al 4 contro sto qua al 10, non contano le dimensioni, conta soltanto quanto. Allora, quanto ti consiglio qua, sei. Buon giocatore di esperienza, di non fa... No! Fai sostituto. Ok. Perché comunque, anche se fai una mossa, non succede nulla, perché comunque l'ha fatto Oscuro Tuffo, che funziona un po' come fossa. Ok. Infatti, guarda, il sostituto è stato scolpito. Colpito al posto del... Infatti, guarda, ha anche preso il posto del...
Pokémon. Allora, adesso si incavola sto qua e fa le big key. Minchia! Cioè, mi ha shottato con vendetta, bello. Cioè, quando ti attaccano con vendetta e poi usi vendetta... Percepisci chiaramente la tua voglia di suicidarsi. Ecco. E io percepisco la tua voglia di buttarti giù da questo ponte. Beh, comunque... Ma questi Pokémon. Ok. No! Allora, no? C'era la puttana. Ecco. Il mio Pokémon è così carino. È così kawaii. Motipo aspetta, è... di Lilanna. Motipo è Jinx. Ossia. Cioè, il mio Pokémon ossia. È così... Ossia. Vabbè, sì, dai. Lui è carino. Glielo lasciamo questo. E poi è shottato. Cos'è un'ignorantata? No, dimmi cos'è un'ignorantata. È una cosa ignorante. Vabbè, comunque. Cioè, anche... Come allentarmi lottando contro i Pokémon selvaggi? Ma no, guarda, l'avrei mai detto. Sciarpa seta. Ok. Che cosa fa sciarpa seta? Non l'ho mai vista. In 100 anni che gioco a Pokémon. Il mio patratto è incredibile. Sì, è proprio un patratto, eh. È un patratto. Cioè, allora, non ne sarà un Pokémon leggendario, ultra potentissimo. Pidgey! Guarda, lui è proprio un Patrat. Lui è proprio un Patrat. Ammettilo, Pidgey a statistico B. A proposito di Pidgey, una volta mi... Shottato. Allora, nel telefono di un mio amico, io ho trovato un Pidgey cromatico. Questo mio amico non aveva le Pokéball. Sì, sta cosa è proprio da triggered. Meno male che non è successo a me, perché sennò volevano le bestemmie, gli insulti e... Che poi... Questa cosa è troppo divertente, cioè guardate. Tu non puoi passare, pazzo! Non puoi passare! Ti rivolta il cervello. Non hai nemmeno una medaglia per passare di qua. Solo ti da fare conto con i Pokémon di indicatori che vedi. Non so anche che cazzo, ma... Cioè, che poi. Allora, ragazzi, se ci pensate, il mondo di Pokémon è ristretto alla propria città finché non è un Pokémon. Cioè, ma che. Ma che dittatura è sta qua? Cioè. E andiamo adesso in una nuova zona in cui incontreremo il nostro amico scemo che si è fatto uccidere da un Pidgey. Ecco. No, lo passa di lì, che ci sono le erbe a forma di... Sì, lo so, ma... Perché ci sono le erbe a forma di pelo? Vabbè. Oh, che fantasia! Allora, dentro l'erba, all'interno di una fattoria, cos'è normale trovare? Un sacco della spazzatura, ovvio. Vabbè, facciamogli un calcio salto veloce, così proprio... Calcio salto nel coglione. Ecco, ma peccato che lui bello. Lo sia un Salta coglione. Amicizia. Cioè, peccato che lui lo sia un coglione, in entrambi i sensi. Cecchino. È proprio... Ok. No, vabbè. Perché ti sei messo vischio punta? Vabbè. Te l'avevo detto, vischio punta è un oggetto molto pericoloso da uomo. Perché comunque ti fa anche danni a te. Sì, però tipo aumenta il danno ai Pokémon avversari, quindi sì. Quindi, cioè, è tutto per il danno, dai. Cioè, tipo, metti che sto per morire. Ma ti accorresti Pokémon! Se non vorrei dire, ma c'è l'erba alta. Comunque, no! Perché? Aspetta, ti impongo che lo devi catturare. Ok, devi catturare Valinlus. Ok, allora, pozione! Qua sono un po' fregato. Pozione. Che tra l'altro, radice energia fa 200, però diminuisce l'amicizia con il Pokémon. Sì, minchia, ci credo. Dai da mangiare una radice al tuo Pokémon. Lui ti dice: ma che cavolo pensi tu? Ok, borsa, Pokéball. E gli lanciamo una bella Pokéball. Vabbè, ok. Tanto, se tu vai al menu, le Pokéball sembrano arancioni. L'hai mai notato? Sì, cioè l'ho notato sempre. Tipo, però tipo, sembrava... Pensavo che tipo fosse un bug dello schermo. Cazzate. L'hanno disegnato così. Sì, è strano. Vedi il tuo oggetto che adesso non cattura il Valinux, ma è colpa dell'oggetto. Allora, adesso tipo uso l'ultima Pokéball. Esatto, giusto. L'ultima Pokéball, la Pokéball speranzosa di catturare il Pokémon scelto da BZ che non lo catturerà mai. Non lo catturerà mai. Adesso, ecco. No. Ok. Sono andato al 2. Sembrava preso, Luce e Siluro.
Hai una radice energia, ricordatelo. Ma non puoi non catturarlo, quindi vediamo di utilizzargli un altro di quei cosi bellissimi. Sai perché ho deciso di... Questo Pokémon è un cavolo di cono gelato. Ed è ignorante. È ignorante. Cioè, Mock poteva anche essere ignorante, ma ero solo una nuvola infatti. Questo è un cazzo di cono gelato. È un cono gelato. Tu che... Brutto colpo. Era brutto, è brutto colpo. Penitenza. Penitenza. Tu oh, però devi sono salito a livello tenere uno. Questo oggetto che hai, che si chiama, quello che come cavolo si chiama? Vischio punta. Devi tenerlo fino alla fine di questo episodio. Grandine. Faccio dimenticare una mossa oppure non ne faccio dimenticare? Fai dimenticare esclusiva, ecco, che appunto, non serve. Cioè, ecco, dove... vai di là, di là, non di là, di là, che tu non sai giocare a poker. No, okay. C'è l'avversario rompica. Sono felice di vederti qui. Vuol dire che vuoi allenarti seriamente. Allora vediamo i tuoi progressi. Fatti sotto. Ora, se ha quel Terrakion mi ammazzo. Se ha il Terrakion mi ammazzo, perché significa che il randomizzatore non funziona. Io una volta avevo i capelli come lui. Ok. Analyst Togekiss. Togekiss, il Pokémon uccello ciccione. Vabbè, sempre meglio di un Terrakion, no? Cioè, che... Ah, vabbè, sono ciccioni entrambi, quindi che... No, uno sembra... Vabbè, proviamo Grandine, che tipo... Cazzata. No, non mettere Grandine. È una mossa inutile, non serve a nulla. Tanto, in questo gioco, è OP bruciapelo. È OP perché comunque cambia il danno. Che comunque non fa un cavolo. Però comunque, visto che cambia il danno, bruciapelo è OP. È OP. È OP. La vabbè, speciale diminuisce. Vabbè, uso vendetta e ti ammazzo male. Tipo. Non è molto efficace. Vabbè. Perché io prevedo il futuro. Sì, perché. Allora, se non aveste visto la prima puntata di Pokémon e se non ci foste già arrivati con la vostra testa, che è molto strano, io sono un nabbo a Pokémon, quindi aiutato dal cioè che praticamente cioè, sono un nabbo che attacco sempre e tipo basta. Fuck. E tipo basta, ecco. Ecco. I peggio discorsi sembra un politico. Pazienza. Certo, questa mossa accumula il danno per 2-3 turni e poi ti fa il doppio del danno, quindi è una doppio o triplo, non mi ricordo. Quindi è una mossa infame. Tanto sei morto. Ferito dal mio stesso oggetto. Allora, per questa sfida ti lascio questa opportunità. Tu puoi togliere questo oggetto, ma lo devi tenere. Non lo vendi, lo devi tenere. Ok. Così magari, cioè, lo usiamo come penitenza quando tipo... Non esatto, catturo uno dei tuoi Pokémon. Una nuova regola. Levalo dall'idiota. Okay. Levalo dal Pokémon. Strumenti. Prendi. Vischio. Oh, punta. Che bello. Adesso vai a spaccargli tutto. Spaccagli quei capelli. Che non lo sopporto più e... Cioè, un mio vesto su capelli. Magari. Cioè che poi spaccagli quei capelli significa spacchiamo lui. Quindi... Vabbè, ignorantate. Come penitenza per non aver catturato, invece che tenerlo, non dovrai insultare questo oggetto. Niente, non dovrai insultare questo oggetto. Allora, questo è un... È una penitenza. Ecco, la peggior penitenza che mi poteva capitare, proprio. Che mi potesse capitare, congiuntivi. Ti sei suicidato. Sì, faccio tipo kamikaze. Cioè, hai fatto Grandine, così muori. Non ha più Pokémon disponibili. Ok. Questa volta se non riesco a sconfiggerlo, che okay? Cioè siamo soltanto alla seconda sfida del gioco e già lui mi fa il culo di nuovo. Cioè Grammo forza. Muori. Brutto colpo. Si può. Allora ragazzi, a questo punto io concludo il video.
tipo abbiamo il Pokémon 50. Ti impongo che non puoi finire l'episodio finché non completi la lotta. Ok. Siete contenti? Facciamo sclerare visto. Vabbè, allora catturiamo qualcosa qua. Questo. Devo catturare questo? Allora, la cosa ignorante di sto Pokémon è che... No, 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 non catturarlo, fuga, fuga. Ok. Non catturarlo, non è abbastanza ignorante. Io cerco l'ignoranza pura. Quel Vaniluz di prima era l'ignoranza. Anche lui! Lui! Ecco. Catturalo! C'è già il livello 7. Allora, uso Vendetta che non dovrebbe ammazzarlo. La parte in cui andiamo al centro Pokémon la tagliamo perché è troppo bestemmia. E poi... Dai, dai, che lo cattura, dai. Dai, sì! Ale, abbiamo preso il Pokémon spazzatura. Che bello. Il Pokémon ignorante. Chiamalo come vuoi tu, decido io. Decido ok. Da... Io mi giro, io mi giro. Probabilmente questo metterà BZK 5. Ecco, ho finito. Questo! Shish, perché questo. Se tu cambi... Allora, perché se tu cambi la... la lettera finale... Si, capisce, shish, abbiamo capito. Shit, no, shish. No, no, per... adesso, andiamo al boss di fine puntata, stato... proprio... Avevo esaurito i punti potenza di una mossa. E c'era sto Pokémon che aveva un magnetismo, così non potevo né fuggire né cambiare. Mi sono salvato con una poke bambola, sennò stavo lì tutto il giorno. Cioè, che poi pensa sia più Pokémon sto qua. Fa danno, gli fa un po' di danno almeno. Che foschi sfera! Forza, no. Un colpo come quello posso farti sovietico, no? Ma sei missato il colpo. Vai, vai. Vabbè, via. Ancora Vendetta, e se avessi avuto quella la... Quell'oggetto di prima sarei di sicuro morto. Viva le bestie! Ma ovviamente quell'oggetto era bellissimo e lo amavo alla follia. Ma purtroppo BZ mi ha costretto a toglierlo. Perché sì. E lo useremo in altre che volte. Che brutta sta penitenza, che non posso insultare l'oggetto. Vabbè, no, tu non hai sentito niente. Comunque, oh, direttamente livello 12. Wow, direttamente livello sì. 12. Niente male. Vedo che hai riflettuto su come tirare fuori il potenziale dei Pokémon. E vedendo i tuoi progressi nella lotta, ho capito che sei una persona su cui si può contare. A proposito, cosa cercavi da queste parti? È la mappa città? Unio consegna la mappa città. Io, allora, dopo quello che mi ha fatto, io gliela dovrei consegnare nei coglioni la mappa città. Bravo! Ho sentito dei rumori. A quanto pare si trattava di voi che facevate una lotta di Pokémon. Ma sì, dai, vi stavamo soltanto distruggendo, no, la fattoria. Lotte clandestine di Pokémon. Sì, lotte clandestine illegali. Quanto è bella la gioventù. Vabbè, e tu chi sei? Potrei farti la stessa domanda. Io sono il proprietario di questa fattoria. E lei è la mia dolce mogliettina. Sì, guarda. Ma aspetta, chi? Il cane. Dopo una lotta è sempre buona abitudine portare i Pokémon in forma smagliante. Prendi questa. Marijuana. Ok, vabbè, così è la stessa cosa. A proposito, non è che avete visto qua in giro il mio Herbert? È dietro di te! Non so dove si sia cacciato. Di te! È dietro di te! È dietro di te! Ecco. È dietro di te! Gioca sempre con il suo amichetto e non si è mai allontanato da solo. Sono un po' preoccupato. È dietro di te! È dietro di te! Ah, l'altro! Cosa? E come fai a startene qui mentre un Pokémon è scomparso? La Starpiola! Ok, ci penso io, lo vado a cercare. Unio, aiutami anche tu. Adesso secondo ci me, vede lui questi, che sta fermo. Questi vi stanno prendendo in giro. Vi stanno prendendo in giro. Quell'Erdier è dietro. Sì, dai. Erdier, dove sei finito? Aspetta un attimo, non vorrei dire, ma... È qua. Dier. È lui. Perché? Per quale motivo? Vi stanno prendendo in giro? No, non per caso. Erdier, pensa che si sia allontanato ancora di più. Ok, andiamo a vedere. Yeah, che bello. Non passare per l'erba. Ok. Certo che non finisce mai questa fattoria. Un volto nuovo, ti andavi di lottare con me? Risposta sincera. No! No, finalmente è morto. Ma ciò che è nemico è esausto. Yeah! Punti okay. Esperienza ricevuti da Newbu 140. Donna, designer,
Scrappi. C'avevo nella mia squadra un po' di tempo fa. Ora io uso questa vendetta e gli spacco il culo. Ivi aveva questa mossa, me la ricordo. Ma gli spacco il culo, tac. Non crederci così giovane eppure così forte. Cioè, tu hai un nome che dovresti pensare a ucciderti. Comunque. Donna. Vabbè. Ah, a proposito, una cosa che volevo dare anche a te. Antiparalisi, ok, grazie. Che poi se tipo gli oggetti erano randomici sarebbe stato meglio. Usalo quando un Pokémon è paralizzato. Ok. Non trovi anche tu che sia assurdo che un Pokémon sparisca così da solo? Non so, forse vi stavano prendendo in giro. Potrebbe anche vedersi a brutto finire nei guai. Allora, ragazzi, nel prossimo video andremo praticamente a cercare questo misterioso Pokémon scomparso, che in realtà non è scomparso, vi stanno prendendo in giro. Comunque noi non lo diciamo, ma sarà tutto nella prossima puntata. Quindi ragazzi, un saluto da This1Chuan e... E con questo, alla prossima settimana. Ma che settimana? La prossima puntata? Puntata, perché è ogni settimana, vabbè.